Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi vi do il benvenuto in questo nuovissimo vlog sul Qatar. Purtroppo il mio viaggio in Qatar si è concluso, in questo momento mi trovo in aeroporto e mi sto per imbarcare verso Roma, però ho ancora molte cose da mostrarvi ragazzi, tra cui come si sta preparando il Qatar ai mondiali del 2022. Sono 8 gli stadi a disposizione, 2 sono già stati finiti, uno è lo stadio dell'Al Sadd, la squadra dove gioca Xavi, e un altro invece è lo stadio dove si sono affrontate Juventus e Milan nella Supercoppa italiana dell'anno scorso. Credo anche Juventus e Napoli nella Supercoppa italiana di 3 anni fa, non mi voglio sbagliare. Diciamo che ho visitato alcuni cantieri degli altri 6 stadi. Però ragazzi, vi faccio vedere tutto tra poco. Oh my fucking god, it's a dinosaur. Na na na, na na na. Quello fa paura. Quello è uno degli 8 stadi di cui parlavo, ed è lo stadio dove hanno giocato Juventus e Milan in Supercoppa italiana. Accanto c'è questo enorme faro, chiamato il faro, da quello che mi ricordo, e accanto c'è lo stadio con molte possibilità di parcheggio, ecco. Qui si sente il rimbombo. Sentite? Riuscite a sentire il rimbombo? Spero si senta in camera, è fighissimo. Fighissimo! Pazzesco. Ecco, questo qui è uno dei cantieri dei 6 stadi al momento in costruzione. Si chiamerà Al Rayyan Stadium e si trova esattamente accanto a Mall of Qatar, il centro commerciale più grosso del paese. Per chi di voi non lo sapesse, in Qatar non ci sono i mezzi pubblici, quindi si sta portando avanti un progetto per la metropolitana. Indovinate chi è che sta in questo momento lavorando al progetto? Mio padre. Quindi adesso ci vediamo in cantiere. Questa è una delle tante stazioni della metropolitana. Adesso entreremo dentro e sì, lo so, sembra, suona male, e poi scenderemo giù.
sono tornato a Roma, ma non chiudete perché c'è dell'altro. E come si sta preparando il Qatar ai mondiali del 2022? Si sta preparando con un po' di ritardo, perché voglio dire, soltanto 2 degli 8 stadi a disposizione sono pronti e la metropolitana non è neanche finita, hanno iniziato a costruirla l'anno scorso, quindi notate un leggero ritardo, diciamo, nella progettazione e nell'organizzazione generale del paese, della città, perché alla fine è grosso quanto una città. Però sono sicuro che lavoreranno in fretta nel 2022, sarà un evento unico. Comunque ragazzi, ho passato 2 settimane bellissime in compagnia dei miei vecchi amici e torneremo volentieri il prossimo anno, ma voi mettete tanti like se volete un altro vlog nelle prossime settimane. Tanto supporto, voglio tanto supporto ragazzi, adesso vi lascio alle immagini dell'ultima sera.